Ciao ragazzi, così è come si presenta il microfono T-Bone Ovid System CC100. Questo è un microfono a condensatore a clip che ha diversi utilizzi. Io l'ho comprato ad esempio per provarlo sulla chitarra acustica, cioè per copiare, tra virgolette, quei sistemi che sono presenti già nelle chitarre come Cole Clark o Maton, che hanno già un microfono simile a questo all'interno della cassa armonica, diciamo. Comunque il microfono può essere utilizzato per tanti altri strumenti, come ad esempio fiati, ottoni o anche archi, ad esempio. È un microfono molto comodo, secondo me, da usare. Comunque, apriamo la scatola. All'interno troviamo, oltre al catalogo dei microfoni T-Bone, il foglio con tutte le specifiche tecniche del microfono. Dopodiché andiamo a vedere direttamente il microfono in sé. Vi ricordo che il costo di questo microfono è 49 euro, quindi con una spesa veramente irrisoria voi potete provare comunque un microfono che vi può essere particolarmente utile, tra l'altro. Ok, quindi questo è il microfono. Vedete che ha un filtro antipop, diciamo, per riprese magari dove c'è movimento d'aria, come ad esempio i fiati, no? O gli ottoni. Il microfono ha il suo cavo, è già collegato e nella sua estremità finisce Canon piccolo. Infatti il microfono al suo interno ha anche questo adattatore da Canon piccolo a Canon grande. Questo vi consente anche di poter utilizzare la Phantom che su questo microfono è richiesta. Insieme al microfono ci sono questi tre gancetti che servono per bloccare il microfono. 1, 2, 3. Ecco qua, così è come si presenta questo microfono. Per ora ci limitiamo a questo e più avanti vedremo di fare anche una prova tecnica utilizzando questo microfono. Grazie per aver guardato il mio video.